Buongiorno e ben ritrovati, web spettatori. Siamo giunti alla seconda edizione del Global Teacher Prize e anche quest'anno Gilda TV ha seguito l'evento. L'annuncio della vincitrice del Nobel degli insegnanti è stato dato con un video messaggio direttamente da Papa Francesco. Il prezioso premio, debido alla importanza che le dio al juego en la educación del niño. Sono stati 8.000 i candidati al premio, provenienti da tutto il mondo. Ne sono stati scelti 50, tra cui la maestra italiana Barbara Riccardi. Tra i 10 finalisti è stato premiato con $1 milione l'impegno all'educazione contro la violenza dell'insegnante palestinese Hanan Narub. Hanan è diventata insegnante dopo un atto di violenza. I suoi figli, tornando da scuola, assistono ad una sparatoria e il padre viene ferito dai soldati israeliani. I ragazzi scioccati si rifiutano di uscire di casa. Hanan, per aiutarli, diventa la loro insegnante, impegnandosi ad educarli non alla vendetta, ma al sapere e alla conoscenza, per ottenere senza violenza il diritto a una patria. Ora Hanan, dopo aver cambiato l'indirizzo di laurea, è diventata docente in una scuola secondaria al campo profughi a Ramallah, mettendo a punto un efficace metodo di apprendimento basato su giochi, collaborazione, fiducia e personalizzazione, sperimentato con i suoi figli e con i figli dei vicini. Da questa esperienza è nato il suo libro dal titolo Giochiamo, impariamo. Sono orgogliosa di essere su questo palco e accetto questo premio come una vittoria per tutti gli insegnanti e in particolare per quelli palestinesi. Spero che la storia di Hanan Narub, ha detto Sani Varg, il fondatore del premio, ispiri chi ha voglia di intraprendere questa professione e accende i riflettori sull'incredibile lavoro che gli insegnanti fanno in Palestina e in tutto il mondo. Il ministro dell'istruzione Stefania Giannini ha annunciato che anche l'Italia avrà un premio nazionale per designare l'insegnante migliore, capace di trasmettere il sapere e la passione per lo studio ai suoi studenti in maniera innovativa, a dispetto delle difficoltà e delle scarsità di mezzi. Le candidature saranno aperte a breve. Una commissione indipendente sceglierà i 5 vincitori, che riceveranno un premio monetario, 50.000 euro al primo e 30.000 euro agli altri 4. Il premio non andrà nelle tasche dei docenti vincitori, ma dovrà essere utilizzato per progetti collegati ai principi della buona scuola da realizzare nei loro istituti scolastici. L'annuncio e le modalità di questo concorso dato dal ministro Giannini ha fatto infuriare sui social diversi docenti, che hanno definito questo premio una pagliacciata. E questo è tutto, un saluto da Gilda TV, arrivederci!